Salve a tutti ragazzi, oggi sono qui orgoglioso per fare un video su questo manga. Finalmente stringo tra le mie mani la nuova riedizione di uno dei manga shonen più grandi di sempre, forse uno dei migliori shonen di sempre, e sto parlando ovviamente di Miraka Box. Che è sta merda? Dicevo, di Miraka Box. Eccolo qui, in questa nuova veste grafica, in questa nuova edizione, e finalmente farò questo video confronto fra le due edizioni di Miraka Box, la vecchia GP e la nuova J-Pop. Ma, diciamo, bando alle ciance, e vai con la sigla. Quindi parliamo finalmente di questa nuova edizione di Miraka Box, e come sfondo del video c'è People perché c'è People e basta, chi se ne frega. Comunque sia, Miraka Box, la nuova edizione che io più tocco, più tasto e più mi sento godere nell'anima, perché questa è una di quelle seconde possibilità che poche volte davvero abbiamo visto nel panorama manga in Italia, perché davvero non è da tutti ripubblicare un'opera come Miraka Box, che è andata benissimo sì, ma che ha avuto tantissimi problemi. E quindi faremo un confronto con la vecchia edizione. Eccola qua, il numero uno della vecchia edizione di Miraka Box, che già dal retro vediamo molto molto diversa, perché qua la stessa copertina, qua c'ha un trafiletto che ci mostra, trafiletto si può dire così? Non lo so, comunque sia una scritta che ci mostra più o meno quello che andremo a vedere nel manga. Vi dico subito che il volume ancora non l'ho letto. Ok, non l'ho letto perché mi è arrivato adesso, ma io voglio fare subito questo video perché sono troppo eccitato da questa edizione, davvero troppo bella. Il problemino, c'è un problemino, va bene, mamma mia, ne hanno parlato tutti come se fosse chissà che cosa. Qua nella costina c'è scritto Art Sunnisi Oisin e Story Akira Katsuki. Ok, è un problema che per me non è niente di che, ok. Certo che alcuni dà fastidio vedere che ci sia scritto Sunnisi Oisin su Art invece che Story, però ragazzi, sono cose che succedono. Vabbè, sono problemini del cazzo, perché sono problemini del cazzo e non c'è bisogno di attaccare un editore per una cazzatina del genere. Poi mi hanno detto che all'interno ci sono dei refusi, io ancora non l'ho letto, quindi non so quali siano o dove siano. Nel caso, nei commenti mi dite i vari punti in cui sono, tanto io comunque andrò a leggerlo e li noterò. Se magari me li scrivete adesso, faccio, che cazzo ne so, me li segno già da adesso, che te devo dire, vabbè. Comunque sia, scrivete magari nei commenti se sapete di queste cose qua. Intanto vi faccio vedere bene l'edizione. Sovracoperta, che vi tolgo completamente, vi mostro l'interno, che è questo. Bellissimo, queste cose non c'erano nella vecchia edizione. Tutte cose che ci siamo persi grazie a GP e grazie alla J-Pop avremo. Che bella che è Miraka. Cioè, allora, l'unica cosa che vi devo dire, il font non mi fa troppo impazzire, è bello, per carità, è bello il font del titolo, però secondo me poteva starci bene anche questo qui, cioè questo qua a me piaceva un casino perché è molto, molto semplice, però netto come il tratto dell'autore, quindi secondo me andava bene, però anche questo è molto figo e secondo me rende bene con il tipo di edizione che è stata fatta. E adesso vi mostro la sovracoperta, perché è bellissima. Qua il pensiero di Sunnisi Oisin su questo volume e qua quello di Akira Katsuki, quindi tutte cose che finalmente potrò leggere. E sì ragazzi, io comprerò tutta l'edizione di Miraka Box, tutta la nuova, avendo anche la vecchia, e me ne frego perché voglio godermi finalmente questo manga al massimo. Magari ci sarà qualche errore, chi se ne frega, io voglio questo manga di nuovo nella mia libreria in una veste ancora più figa di quanto era prima, e magari senza l'errore di avere una costina nera invece che bianca. Vabbè, queste sono cose. Comunque sia, sovracoperta che è lucida, come potete vedere, lucida, e ha delle strisce che sono lucide e opache. Quindi quando lo toccate sentite questa ruvidità del liscio contro l'opaco, che porca puttana, cazzo duro, semplicemente. Me ne frego di chi mi dirà ma dai, tutte queste parolacce. Ragazzi, voi non potete capire cosa mi sto trovando di fronte io adesso con questo volume.
perché questi sono feels forti che spaccano il cuore, e vedere queste edizioni di Medaka Box mi fa. E quindi abbiamo un'edizione che è fatta in questo modo, il titolo è opaco con questo punto lucido qua nella O che non ha senso perché c'è l'immagine della Medaka Box, quindi va bene. Comunque sia, questa è l'edizione, faccio vedere questa come ho già fatto vedere prima, molto molto bella, al prezzo di 5,90€, vi ricordo che non è neanche tanto per questa edizione. Comunque la copertina, sopra copertina e pagina a colori, una pagina a colori fronte e retro, eccola qua, e poi si inizia col volume. Allora, io non sono un esperto di traduzioni, quindi non so effettivamente se è migliore oppure no. Certamente io ci mettevo 3 ore a leggere un volume della vecchia edizione, vedrò quanto riuscirò a metterci con questa nuova. Quindi anche da lì vedrò se è più scorrevole oppure no. Quindi vi ricordo ancora, non l'ho letto, quindi non ne ho idea. Magari mi dite voi quanto ci avete messo a leggere questo volume di Medaka Box. Comunque sia, già dall'inizio vedo un po' di cambiamenti, adesso vediamo un po'. Allora, questo qua è il volume della nuova edizione, questo è quello della vecchia. C'è giusto qualche cambiamento all'inizio, poi ovviamente l'ho detto, non l'ho ancora sfogliato, non l'ho ancora letto, quindi non so tutti i cambiamenti, però già qua dall'inizio noto qualche cambiamento. Ad esempio qua nel nuovo dice la realtà, in questo punto qui dice la realtà non è niente di che, punto interrogativo, e qua invece dice la realtà vi sembra tutto un pasticcio. Giusto qualche cambiamento di frasi, anche qua dice la vita è uno spettacolo, mentre qua vivere è sempre come essere su un palcoscenico, quindi il senso della frase è un attimo cambiato, più o meno diciamo così, anzi cioè il senso è sempre quello, però è cambiato un attimo il riformulare la frase. Quindi diciamo che ci sono dei sostanziali cambiamenti nella traduzione per queste cose qui. Poi magari dopo aver letto questo volume, credo durante il video acquisti, vi dirò se l'ho trovato più scorrevole oppure no, quindi solite cose. Comunque sia, l'edizione a me piace davvero davvero un casino. Qua potete vedere com'è la costina, qua in bello grande il nome Medaka Box con la scatola delle consultazioni numero 1, il disegno di Medaka e questa bella X che faceva un po' schifo perché qua rimane nero fino a qui, qua ci sono degli spazi bianchi, un po' quando mettevi tutti i volumi insieme in libreria usciva una cosettina un po' del cazzo, ecco, diciamo così. Poi qua ci sono i nomi degli autori, Nisiosi e Akira Katsuki, qua è più o meno diciamo la stessa cosa, solo un pochino più diverso. Qua c'è, ad esempio c'è il logo della GP, qua invece c'è quello della J-Pop con nome, numero, disegno di Medaka e Nisiosi in Akira Katsuki, che vabbè c'è quell'errorino, ne abbiamo già parlato, quindi evitiamo. Quindi nuova edizione con sovracoperta, pagina a colori, pagine bianchissime che cercherò di mettervi a confronto, ma è difficile perché non si vedrà benissimo in questa luce calda, però cioè oddio, facciamo così, mi sto incasinando la vita. Ecco, qua abbiamo una carta molto più bianca che, come potete vedere qua a video, dovrebbe vedersi, spero, è molto più bianca rispetto a questa che è un po' giallina. E niente, questo è il mio confronto tra edizioni di Medaka Box. Io sono contentissimo di avere di nuovo questo volume tra le mani in questa nuova veste grafica. E niente, questo è un video tirato così, ecco, giusto per esprimere tutto l'amore che ho per quest'opera. Ci feci pure una recensione a fine serie, uscì uno schifo perché a quell'epoca neanche riuscii a fare le recensioni bene, quindi facendola credo quest'anno, comunque quando finirà questa nuova edizione potrebbe uscire qualcosa di diciamo decente. Ecco, potrei anche pensarci, anche se fare una recensione su Medaka Box è un po' difficoltoso. Quindi questo è il mio video confronto. Ah, giusto, le dimensioni del volume, dimenticavo, sono più o meno come quelle della vecchia edizione. Ecco, faccio vedere questo nuovo volume, ecco, lo mostro in questo modo, è leggermente più basso, ok? Sì, è leggermente più basso della vecchia edizione, ma leggermente più largo. Faccio vedere di qua e di qua. Vedete, quindi è un'edizione che ha un altro formato, è il solito formato della J-Pop, dei volumi un pochino più piccoli. Quindi, dicevo, con questo video è tutto, io spero vi sia piaciuto e che come me
stiate comprando questa nuova edizione di Metaca Box. Se ve la siete persa prima, fate bene. Se ve la state ricomprando adesso, secondo me fate ancora più bene, anche se sì, l'avete già letta, avete la vecchia edizione, perché comprarla di nuovo? Per amore, semplicemente per amore per questo autore, per questi autori anzi, e per la J-pop, che ha comunque avuto il culo di portare di nuovo questo manga in Italia. Certo, sapeva che avrebbe venduto, per carità, però cioè, ce ne vuole a tradurre Medaka Box di nuovo. Comunque il traduttore non mi ricordo chi sia, vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Traduzione Davide Campari, quindi ancora non so come sarà la traduzione, però se sarà molto più scorrevole lo dovrò a questo traduttore. E niente, il video finisce qui e io vi rimando ad un prossimo video che forse, e dico forse, ma stiamo tutti belli tranquilli, potrebbe essere la recensione di Shonen Shoujo.